Benvenuti a Buone Cose. Allora, vogliamo iniziare questa prima puntata del 2021 parlando di acqua. Ci sono stati i brindisi di fine anno, di Natale, magari in tono minore, visto l'emergenza Covid che ancora purtroppo ci accompagna e che speriamo sparisca presto. Ci sono stati i brindisi, ma ancor prima c'è stata tant'acqua perché si è rotto, come sapete, l'argine di un fiume, l'argine del fiume Panaro, che ha allagato buona parte del territorio di Nonantola. Fiume Panaro che non è di competenza del Consorzio della Bonifica Burana, ma nostro ospite è il presidente del Consorzio di Bonifica, che ha aiutato con i suoi impianti, con i suoi uomini, con i suoi mezzi a togliere tutta l'acqua che era fuoriuscita appunto dal fiume Panaro, in particolare nella zona di Nonantola. Benvenuto, anzi bentornato e buon anno al presidente del Consorzio della Bonifica Burana, Francesco Vincenzi. Buon anno e grazie. Bene, senta, Presidente, tra l'altro insomma avete appena avuto le elezioni, adesso siamo in fase di chiusura di questo processo elettorale che vi porterà comunque a un nuovo consiglio di amministrazione e a una nuova governance per il Consorzio di Burana. Quali sono i progetti per il futuro? Iniziamo da qui prima di andare al recente passato legato appunto a quello che è successo nella zona di Nonantola. Sì, abbiamo fatto le elezioni proprio nel periodo purtroppo bruttissimo dell'alluvione, però abbiamo continuato a farle su indicazione anche della Regione, in quanto credevamo fosse importante confermare un momento democratico che andasse a eleggere gli organi. Degli organi che andranno a governare il Consorzio della Bonifica di Burana nei prossimi 5 anni. 5 anni che ci vedranno impegnati in una serie di investimenti, in una serie di esecuzione materiale di lavori, di manutenzione ordinaria e straordinaria del nostro territorio, grazie anche al piano europeo del Recovery Plan, che ci vedrà protagonisti in generale come enti di bonifica in buona parte di quei finanziamenti che saranno attenzionati rispetto alla resilienza, ai cambiamenti climatici e alla transizione ecologica del nostro territorio, del territorio italiano. Come Consorzio di Bonifica di Burana quindi ci troveremo come Consiglio d'Amministrazione ad affrontare delle sfide che io le definisco di futuro e per le nuove generazioni. Per questo che è importante che i nuovi consiglieri prendano coscienza subito di qual è il ruolo importante e determinante del Consorzio di Bonifica, in particolare nella collaborazione con gli enti locali, in accordo con la Regione, che sarà lei che avrà lo scopo di programmare quelli che saranno gli interventi da mettere in campo, e noi con la straordinaria capacità che abbiamo dimostrato negli ultimi anni di non solo di pianificare e progettare, ma soprattutto di eseguire i lavori. Perché oggi la sfida che il nostro Paese avrà davanti non è quella di recepire risorse, ma di riuscire a spendere, che non è una cosa normale per il nostro Paese. Allora, noi abbiamo visto con la nostra grafica qual è la vastità del territorio su cui voi operate. Ai più, diciamo così, distratti, facciamo notare una cosa importante, però visto che siamo partiti dal discorso acqua, alluvione, prenatalizia con la rottura dell'argine del fiume Panaro, che voi non vi occupate dei corsi d'acqua naturali, vi occupate dei corsi d'acqua artificiali. Una rete di canali di quanti chilometri? Sì, noi appunto gestiamo il reticolo all'interno dei bacini idrografici, sì. Quindi noi non gestiamo i fiumi naturali, gestiamo un reticolo però altrettanto importante di oltre 3500 chilometri che porta l'acqua fino al nord appunto della provincia di Modena, oltrepassando la provincia di Mantova e arrivando in provincia di Ferrara. Questo per dire che la nostra acqua, ad esempio quella purtroppo che è fuoriuscita dalla rottura dell'argine di Panaro, prima di arrivare a destinazione e quindi di diminuire la sua capacità di danno che ha creato, ha dovuto fare 50 chilometri. Da Nonantola è rientrata nel fiume Panaro una parte a Finale Miglia attraverso la Chiavica Foscaglia e una parte a Bondeno, in località Santa Bianca, attraverso il collettore delle acque basse nell'impianto Bondeno Palata. Ok, e noi stiamo vedendo proprio le immagini di questi impianti. Allora, la cosa singolare di tutto questo è che l'acqua esce da un fiume di competenza di AIPO, che è l'agenzia interregionale del fiume Po, in sostanza, che si occupa appunto di fiumi e dei corsi d'acqua naturali.
Voi invece avete indirizzato tutta quest'acqua che è uscita da un corso d'acqua naturale nel vostro reticolo e l'avete fatta rientrare in Panaro. Proprio così. Noi abbiamo un compito difficile perché naturalmente i volumi di acqua che escono da un fiume non sono dei volumi semplici da governare e soprattutto il nostro reticolo non è fatto per gestire delle acque che fuoriescono da un fiume, ma è fatto per gestire le acque che piovono dal cielo durante le piogge nel periodo invernale e nel periodo estivo invece di traghettare l'acqua all'interno del nostro territorio per produrre quelle eccellenze agroalimentari che produciamo nel nostro territorio grazie appunto al servizio dell'irrigazione. Certo. Però noi in questo momento, durante quindi la rottura dell'argine del fiume Panaro, abbiamo fatto come i vigili quando indirizzano il traffico e cercano di limitare le code. Noi abbiamo cercato di accompagnare l'acqua all'interno dei nostri canali, limitando un danno che potrebbe essere ancora maggiore rispetto a quello che è stato, perché se noi la lasciassimo andare da sola, l'effetto che ha avuto su Nonantola potrebbe averlo avuto nei comuni a valle, tipo Ravarino, Crevalcore, Sant'Agata Bolognese e così via e così via. Invece, grazie al lavoro del consorzio di bonifica, grazie agli uomini che, e a tutti i macchinari che abbiamo messo in atto, ricordo che l'8 di dicembre avevamo acceso circa 40 impianti solo per sgrondare le acque del territorio di Nonantola. Sì. Abbiamo allagato in modo controllato l'altro reticolo di canale, certo, per alleggerire i canali principali. Quindi questo è servito appunto a salvare per esempio il comune di Ravarino e, come ho detto, a Crevalcore, che altrimenti avrebbero avuto dei danni tanto quanto hanno avuto i danni purtroppo, ahimè, i cittadini di Nonantola. Allora, io non posso chiedere a lei come ha fatto a rompersi l'argine di Panaro, le ho chiesto infatti come avete fatto a spostare tutta quest'acqua. Una domanda però viene naturale, non posso chiederlo a lei perché, come dicevamo prima, la competenza è di AIPO e non del consorzio della bonifica Burana. Come fate voi a sorvegliare, a mantenere controllati e a evitare le rotture degli argini dei vostri canali, soprattutto quelli dei canali si chiamano pensili, no? Cioè dove c'è l'argine rialzato? Certo. Noi abbiamo innanzitutto, c'è da ricordare due cose importantissime. Uno è sono le piovosità, che non sono più uguali a prima, un tempo, e quindi arrivano dei volumi di acqua che ci devono fare riflettere, anche per la gestione del futuro, che non sono normali rispetto alla tenuta del nostro reticolo idraulico. Noi cosa facciamo? Noi innanzitutto abbiamo una manutenzione ordinaria, grazie ai contributi dei consorzi e dei consorziati, che ogni anno cerchiamo di tenere pulito dalle 3 alle 4 volte all'anno tutti gli argini dei nostri canali. Questo ci permette, in seconda battuta, di tenere monitorato tutto quello che è il nostro reticolo in funzione di quelle che sono degli ipotetici punti deboli che potrebbero essere in caso di piena all'interno del nostro canale. Quello che negli ultimi anni, purtroppo ahimè, stiamo verificando è che è sempre più difficile la gestione degli animali fossori all'interno del nostro reticolo. Noi, cioè, quelli che scavano le tane. Certo, partiamo dalle nutrie, ma le volpi, gli istrici, tutto una serie di animali che si appropriano del nostro reticolo per nidificare e per far nascere i loro cuccioli. Questo purtroppo ci mette nelle condizioni, va bene, di avere alcune volte, anche dalla mattina alla sera, delle tane improvvise che mettono a repentaglio gli argini pensili dei nostri canali. E questo, ahimè, dovremmo trovare delle soluzioni, perché credo che la dignità dell'uomo che vive sui territori sia quella anche di avere la sicurezza idraulica dei nostri territori, che troppo spesso viene messa a repentaglio appunto da una gestione non sempre oculata di questi animali. Ok, allora Presidente, io la ringrazio molto per aver accettato il nostro invito ed aver aperto insieme a noi questo nuovo anno di buone cose, anche perché noi ci teniamo, e lo diciamo sempre, a ospitare le brave persone, perché sono le brave persone che alla fine fanno le buone cose e consentono, tramite l'irrigazione, l'agricoltura, ma anche tramite lo scolo delle acque piovane o delle emergenze, consentono a noi insomma di avere una buona vita, no? Fatta appunto di buone cose. E io in questo nuovo anno voglio parlare ancora di voi e di quello che fate, perché c'è tanto ancora da raccontare. Già lo abbiamo fatto in passato, però per esempio insomma raccontare la storia di tutti i vostri impianti, quelli storici, quelli nuovi, quelli che funzionano per l'irrigazione, funzionano per lo scolo, siccome ci rivediamo in questo 2021. Ci rivediamo sicuro, perché crediamo innanzitutto che questo sia un tema, quello dell'acqua, sarà un tema del futuro. Per noi è un piacere collaborare con voi, illustrare a voi, ma soprattutto è un piacere entrare
entrare nelle famiglie per poter raccontare un lavoro, quello del consorzio di bonifica, che troppe volte non è conosciuto perché viene fatto in silenzio e viene fatto lontano dagli occhi comuni della gente. Certo, e poi voglio dire, lei di questa cosa se ne accorge direttamente non soltanto da noi, ma essendo presidente anche dell'AMBI, che sono tutte le bonifiche italiane, insomma lei l'occhio ce l'ha su queste cose. Se pensate che proprio nell'anno credo più brutto della storia delle nostre generazioni, 2020, ci aspettavamo di tutto, ma forse sicuramente non una pandemia, ci stiamo accorgendo quando sono importanti due cose nella vita: la salute da una parte e la disponibilità del cibo dall'altra. Allora, questo agroalimentare che ha dato la certezza di produrre cibo e di non lasciare senza cibo le nostre popolazioni ha anche avuto un ruolo sociale determinante. Noi come consorzi di bonifica, che abbiamo creato lo sviluppo di questo agroalimentare attraverso l'irrigazione, la tutela dell'ambiente, dobbiamo continuarlo a fare anche aggiungendo delle nuove sfide, esempio quella della sostenibilità nell'uso dell'acqua, nell'uso del territorio, e una sostenibilità anche sociale che deve abbracciare quelle che sono il lavoro, ma soprattutto il reddito delle tante imprese che vivono su questo territorio, in questo settore. Benissimo, grazie ancora Presidente, grazie per averci accompagnato in questo inizio di 2021, state con noi perché Buone Cose prosegue tra poco.